Nel generale rinnovamento delle osterie del paese resiste con pochissime altre l'osteria di Nastasio vicino a casa nostra. Nastasio, oste e cacciatore, ha una bella barba a sera. Quando gli ordinano un quarto, scende ancora ogni volta a prenderlo in fresco, in cantina. All'osteria di Nastasio andava il professore, che aveva anche lui la barba, un gran barbone leonardesco, e gli occhi scuri, tondi, terribili. Fin da quando me lo ricordo, camminava a curvo, come scavezzato in due pezzi. Camminava lentissimo ma con forza, a piccoli passi, infermi, divaricati, stizzosi. La testa era vivacemente presentata e come brandita davanti al corpo. Portava talvolta un cappello a larghe tese di foggia antica e i vestiti avevano anche dell'antico, con tracce di signorile finezza e sprezzatura, alpaghe, sete crude, lini. Al primo vederlo in strada, avviato per andare da Nastasio, appariva un grottesco oggetto umano, un groviglio gottoso, da cui però si vedeva poi uscire una dignità e una forza che incuteva timore. Il viaggio da casa all'osteria era lunghissimo, una vera spedizione, perché ci fossero solo 50 passi, due case e un portone. Negli ultimi anni l'andata occupava buona parte della mattina e il ritorno altrettanto nel tardo pomeriggio. Incontrandolo si diceva forte: «Buongiorno, signor professore!» Era come interrompere la corrente a una complessa macchina in moto, quel fitto trafficare delle membra, minuscolo nello spazio, ma intenso, poderoso e perfetto, come di certe grosse macchine che eseguono un lavoro minuto di precisione. Il professore si arrestava, si rizzava vivamente la fronte, buttava agli occhi i grifagni e rendeva vigorosamente il saluto. Parlava lento, con un gnomico impegno, a frasi staccate e sonore. I suoi ritmi erano diversi dai nostri, le idee ferme e ben definite. Se a uno non gli piacciono i radicchi con la pancetta, non è neanche un uomo. Lo disse a un ospite in visita, al paese che li aveva rifiutati, all'osteria. Beveva il professore, su scala che a noi non pareva sovrumana. Prima della cena sono andato da Nastasio e mi sono bevuto 5-6 litri di vino. Un giorno Gaetano, Leopoldo e Evaristo lo andarono a chiamare da Nastasio a metà del pomeriggio. Era solo al suo tavolo, col bicchiere vuoto davanti. C'erano inoltre sul tavolo, pure vuoti, 19 quarti di vino. I ragazzi li contarono, poi accompagnarono a casa il professore. Thank you.
sentirsi solo, anche perché aveva interrotto ogni comunicazione culturale coi figli. Chiacchierava e disputava invece con gli altri avventori d'Anastasio, artigiani, contadini, operai. Perché, caro Beppe, diceva, come che disse Ammiano Marcellino, nel 31° libro delle storie, Carmen inter femora sua. Capisci tu, parlione? E qualunque terga subsertam, fotu caleficium premi. Ecco, capisci tu? Fotu caleficium previ. E spiegava che riscaldata così la carne non valeva una cicca. Davanti al Clinton, portato su fresco dalla cantina, la conversazione era spesso animata. Ha detto Valeo Patercolo? Ma no, ha detto Tony Vaccaretto. Ah, Lucilio! Che coscheo! Macrobio! Onto! Credo che i più citati di quei personaggi forestieri fossero ormai figure ben note agli avventori di Anastasio. Probabilmente li ritenevano persone conosciute dal professore in gioventù, quando era in Germania, amici suoi, bavaresi. Ne conoscevano le idee e ne sapevano citare anche loro, i compagni di lavoro, i detti più memorabili. L'anziano muratore un giorno disse all'aiuto: «Avai mona valà, Toni, lo sai cosa ha detto Tertulliano? Ficulneam enim prurigine! Ah, lo capisci tu il tedesco?» Un giorno chiese a mio papà: «Ma quanto tempo è che beve così, professore, papà?» «Ah, da quando che mi ricordo, ma proprio così saranno 20 anni. E chissà perché beve così?» «Ah, io dico che vuole morire.» Il perché casuale non ha senso per mio padre in queste cose, ma il perché finale evidentemente sì. Il professore però, come l'antica Sibilla, non riusciva a morire. Anche la sua età era smisurata, incredibile. È incredibile smisurati, benché dignitosi, i suoi strapazzi. Pareva proprio un duello alla rovescia con la morte, quella triste megera, come l'aveva chiamata lui stesso una volta in un discorso al funerale di un suo amico. Intendeva però morire in possesso delle sue facoltà, con la mente lucida, uomo, non bestia bavosa. Ci mise un sacco d'anni. Ma quando venne l'ora, in sostanza, morì a modo suo.